Ciao ragazze, allora oggi facciamo un balsamo ai fiori d'arancio con praticamente l'ingrediente che vi occorre è questo qua, praticamente l'aroma fiori d'arancio, che è quello che si usa per fare la pastiera, per fare i dolci. Quindi, dato che sicuramente ce n'è rimasto un pochino, lo utilizziamo in questo modo dopo la Pasqua, perché almeno dalle mie parti si fa la pastiera. E lo utilizziamo così. Se non ce l'avete, comunque questo qua si trova al supermercato dove ci sono le cose dei dolci, lo vendono anche in fialette. L'aroma fiori d'arancio penso che lo conoscete tutti quanti. Quindi facciamo in questo modo. Allora, prendiamo il nostro yogurt bianco intero normale, mi raccomando, se lo trovate biologico è meglio, e ne mettiamo. Sto utilizzando il cucchiaino da caffè questa volta e ne mettiamo 6 cucchiaini piccoli. Se usate grandi, 3 cucchiai grandi. Faccio sempre tutto abbondante, lo sapete, perché comunque sicuramente anche mia sorella vorrà provare questo balsamo. Di aroma fiori d'arancio ne mettiamo 2 cucchiaini. È profumatissimo. Dopodiché poi mettiamo un cucchiaino di succo di limone. Perché mettiamo un cucchiaino di succo di limone? Sia per dare il profumo maggiormente agrumato al nostro balsamo, sia perché il limone si usa anche come risciacquo sui capelli, nell'ultimo risciacquo, l'acido citrico, perché praticamente chiude le cuticole dei capelli e dà questo effetto di lucidità ai capelli, oltre a lisciarli notevolmente. Dato che ho i capelli crespi, lo sapete, mi piacciono sempre le cose per renderli più lisci, e ovviamente anche lo yogurt è acido, quindi ha questo principio, e aggiungendoci il limone aumentiamo ancora questo principio. Quindi del vostro limone, eccolo qua, io ne ho premuto un pochino in questo bicchiere, perché ne devo mettere giusto giusto un cucchiaino, non di più, anche perché comunque ho capelli secchi, e se ne metto di più me li va a seccare. Quindi dopo il limone mettiamo un po' di amido di riso. L'amido di riso, ve l'ho detto già, si trova, ve l'ho detto tante volte, in supermercato, però nel reparto bagno, no? Dove invece ci sono le farine, non nel reparto alimentari. E l'amido di riso lo mettiamo perché anche l'amido di riso è ottimo sui capelli come ultimo risciacquo, perché li lascia morbidi e molto molto ammorbidente, e anche questo tende a lisciarli, quindi ne mettiamo un cucchiaino, ecco qua, così, un cucchiaino lo mettiamo qui dentro. E adesso giriamo il tutto, ecco qua, che a questo punto vedete ha proprio la consistenza di un balsamo, molto 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 cremosa, e né troppo densa né troppo liquida, quindi è ottimo per usarlo come balsamo. Ha questo profumino misto tra arancia e limone, molto molto gradevole, soprattutto adesso in estate. Quindi ovviamente ci laviamo i capelli e dopo ci facciamo lo balsamo con questo, avendo l'accortezza di farlo stare un pochino in più, quindi magari nel frattempo ci insaponiamo, ci facciamo uno scrub, lo facciamo stare comunque una decina di minuti, e poi ci sciacquiamo bene bene. Per chi ha i capelli che sono molto annodati oppure crespi, indisciplinati, e ha bisogno di qualcosa di più districante, potete aggiungere un pochino di balsamo a questo balsamo che abbiamo fatto noi. Ci aggiungete un pochino di balsamo, però mi raccomando che sia ecobio, altrimenti tutti i principi del balsamo naturale che abbiamo fatto comunque vanno persi, perché mettete i siliconi in testa. E quindi io metto un po' del mio balsamo splendoro, anche se la fragranza a cocco qua mi spegnerà quella là di arancia, ma purtroppo solo questo qua. Voi, se avete un balsamo agrumato o comunque più in odore, usate quello là. Il balsamo splendore comunque, lo sapete, non è che è proprio completamente ecobio, però almeno non ha i siliconi e non ha 3.000 schifezze. E quindi io, dato che ho i capelli molto 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 crespi, ci aggiungo 2 cucchiaini di questo, non di più. Ecco qua. Questo è tutto. Mi raccomando, se la fate, fatemelo sapere.